Ciao ragazze, oggi Ciao! c'è un ospite speciale, una guest star. Aiuto! Ho su questo rossetto viola. Sì, ma siamo bianchissime, Irene. A parte che siamo sbiancate ormai, è da un po' che non andiamo in Sì, c'è piscina. uno sbiancaggio in corso che è incredibile, ma tanto io domani penso di andare al mare un po'. E beata te. Allora, questo è il video di che cosa, Irene? È video, non video, no scherzo, è video dei preferiti. Che ridi? È Oddio, un'oca. non il mio mestiere. Ma neanche il mio. È il video dei preferiti e quindi io direi di iniziare con te. Ti palleggio questo prodotto. Vai. Ok, questa, oddio, si Guardati vede, questa, ragazze, è una maschera per capelli, no scherzo, non facciamo le oche, la conoscerete tutti, è una maschera Linissimo, un'interrogazione. Ok, professoressa, allora, fai la professoressa che mi chiede. Cardo Irene, venga Sì, alla cattedra. sto sudando. Mi presenti questo prodotto che è la maschera per capelli di Fitocose Linissimo. Maschera in pacco per capelli ai semi di lino. D'accordo, allora questa maschera mi sta piacendo tantissimo. Mi sta piacendo in modo incredibile perché è proprio idratante, veramente idratantissima, non ridere. Allora, è molto molto densa. Infatti, come Lo vedete, vedete da parecchio, eh? adesso ci metto dentro un pugno, vi faccio sentire la consistenza. No, è molto densa, molto profumata perché sa proprio di. Sa proprio di. Sembra proprio un burrone. Che ne Sì. pensi? È proprio un burrone, io la metto su 10 minuti prima, so che c'è un Anche perché è molto frigorifico, corposa la come metto sì maschera. 5 minuti prima, ma non di più perché sennò i capelli poi diventano Troppo, troppo troppo pesanti. pesanti come i Però è tuoi. buonissima. Però no, no, veramente, veramente buona. Poi se la prendete sul sito l'avranno pagata 6, 7. 7 euro così, ma dura tanto. Ma ci sono anche diverse modalità d'uso, si può utilizzare anche come balsamo, però. Insomma, Io troppo preferisco troppo usarli come pacco. idratante. Comunque, no, mi piace tantissimo. Poi, come ripeto, adesso ci ficco dentro al naso, ha un profumo buono, mi È piace buonissimo, a me rimane molto. anche dopo la doccia. I capelli poi rimangono belli, Morbidissimi, pettinabilissimi, insomma, morbidissimi. e mi piace Bene, tantissimo. proseguiamo. Sì. Adesso tocca a me, cara sorella. Vi presento questa, come dovevo pur presentarvela io. Questa è la crema talco piedi al profumo di menta di Bottega Verde. Io ultimamente sto facendo la vendemmia, quindi torno a casa che ho dei piedi che. Stiamo sudando, che Sì, non ma anch'io vedi? sono caldissima, lo so perché mi Mi metti fai venire timidezza. Che calore. esitazione. E quindi anche i miei piedi sono sudati dopo la vendemmia, quindi sono sudatissimi. Io era da un po' che ce l'avevo, era nel. Sudatissimi, E puzzolenti. sudatissimi e Puzzolenti, puzzolenti. potevamo anche non dirla questo aggettivo, però comunque sono tantissimi puzzolenti ed era da tanto tempo che ce l'avevo a casa, però non avevo mai avuto l'occasione di provare questa crema. E invece l'altro giorno sono tornata, avevo i piedi doloranti, sudati, puzzolenti, mi sono messa lì con questa ed è proprio, sembra quasi borotalco, non ha la consistenza di una crema, perché una volta che la mettete proprio sui vostri piedi, che saranno sicuramente più profumati dei miei, cioè qua sembra una crema, poi però voi la Poi diventa spalmate magica. e non è che vi lascia tutti i piedi appiccicosi, no, sembra proprio di aver messo su del borotalco e quindi vi sentirete subito all'istante dei piedi profumati al Vuoi fare profumo la di prova in menta. diretta? No, grazie. Dei piedi Sul mio profumati sul piede? tuo piede. No, scherzo, dai. Magari nel La prossima prossimo volta. video. Adesso non sono proprio Irene. Quindi vi sentirete allo stesso tempo i piedi una zanzara, profumati, idratati e molto setosi. Quindi io la straconsiglio. La maschera talco Quindi piedi al profumo di menta. se avete anche voi piedi puzzolenti, io ve la consiglio assolutamente. Zitta tu. Poi Irene, tocca a te. Oddio, ma sei matta? Comunque, guardate dietro l'angolino speciale. Va bene, sfido un Kaiser. L'ho messo a Oddio. posto io. La nuova interior design. Si dice interior designer? Cardo Chiara, io, mica Tutti i lei. profumini stupendi. Vabbè, Prego. proseguiamo. Questo te lo faccio presentare da te perché ti piace Ecco, soprattutto infatti, a te. io posso presentare questo prodotto che per me è magico. Comunque non sono abituata con queste cose. È il Roll On, quello che fa sia da correttore
sia da antiborse, antiocchiaie, perché cos'è che dovrebbe contenere? Tipo la caffeina? Sì, contiene la caffeina. Non so, praticamente, io lo amo, proprio è incredibilmente incredibile. Allora, è... vi penetro in questo momento, comunque è meraviglioso, perché la mattina quando io tipo ho due borsoni, adesso si vedono tracce dei borsoni, io veramente vorrei cavarmi gli occhi oppure prendere una pinzetta per tipo sollevare. Non esistono in commercio le mollettine per tenermi gli occhi aperti, la mattina veramente si vedono scene epiche in casa mia, proprio no, non me lo metto così perché... Forse esce un po' troppo prodotto e poi non voglio sprecarlo. Ma col mio bel ditino lo prendo, me allora, lo metti col dito, io di solito sì, lo metto ne approfitto anche adesso così scompaiono un po' le occhiaie. Lo metto, ogni tanto secondo me siete allibite dai miei accenti, ma perché sì, prendo un po' per il culo un pochino quelle, le super professional. Veramente fantastico, perché la mattina mi dà subito una sensazione veramente di sollievo. Adesso ne ho messo veramente pochissimo, quindi le occhiaie rimangono. Però è anche avanzato. Sì, secondo me io poi basta prendere altri correttori, perché per le occhiaie secondo me va benissimo. E poi questo. C'è anche dentro la protezione solare, cosa fondamentale. Cosa veramente importante per le nostre rughette d'espressione. E poi dire, posso dire una cosa io? Secondo me, anche secondo me, tutte quelle marche lì che hanno tipo 3000 colori, alla fine va a finire che ti prendi il colore sbagliato. Invece questo qua mi sa che c'ha questo colore e un altro, e quindi alla fine ho questo o l'altro, e va a finire che è un colore che va un po' bene per tutti, secondo me. Poi c'è ancora più chiaro, ma quindi ce ne sono due. E questo è il numero 03, anzi che esistono diverse tonalità. Proseguiamo. Non mi rilevo, sei matta, fa malissimo. È anche comunque un aggeggio del... Fai. No, ecco, chiaro, io stavo dicendo... io stavo dicendo un aggeggio di violenza, perché te l'ho dato in testa. Adesso io sono scaduta nel... Se volete altri utilizzi, multipli utilizzi. Poi, ragazzi, io sono allibita da te. Questo pezzo lo tagliamo, perché veramente non riesco a tenere a freno la lingua. Poi, allora, un'altra cosa, sempre per i capelli, che io sto amando, ma amando alla follia. Merito? Merito tuo, cara sorellina. Ed è questo nuovo shampoo della Garnier. Lo shampoo shampoo meraviglioso. Lo shampoo meraviglioso, olio di argan e di camellia. Nutre, ammorbidisce, fa brillare i capelli secchi e spenti. Allora, sicuramente l'eco bio è un'altra cosa. Perché comunque, vabbè, ti dice senza parabeni, però sicuramente sarà pieno di siliconi. Però a me, a parte che ce n'è una, altro senza silicone, così, quindi faccio un po' cambio sempre per sentirmi meno in colpa, e quindi questo qua per me è fantastico, è shampoo meraviglioso, ma veramente nel vero senso della parola, perché profuma tantissimo i capelli, ma tantissimo tantissimo, quindi ce li ho veramente profumati, morbidi al tatto. E quindi io l'altra sera sembravo appena uscita dalla pubblicità. Io di solito con i capelli terribili qua in fondo, erano bellissimi. Poi vabbè, shampoo, adesso voglio comprare anche il balsamo, è fantastico. Io ne voglio aggiungere qualcosa sulla mia recensione profonda? No, aggiungo insomma che mi farei uno shampoo immediatamente con questo un profumo delicatissimo. Voglio prendere anche tutto il resto della linea, però ho paura di stancarmi, quindi non esagero, perché io poi mi stanco subito di tutto. Mi sono stancata anche di mia sorella. No, tesoro. Avere una sorella è pesante, ragazze. No, amore. No, scherzo. Da un bassetto. Adesso poi, mi sono messo tutte le tracce. Per ultimi due prodotti, vai tu con questo. Ecco, allora, questo è fantastico, è stato mio compagno dell'estate. Però io, allora, studio marketing, però non so comunicare. Comunque, allora, perché prima di tutto bisogna dire cos'è, sa? Allora, Irene, scatenati. È una matita ombretto. Sì, matita ombretto di Kiko. Guardate il prodotto. Ammirate il prodotto. Sto scadendo nel... Vai. Allora, ma perché questa... io ti do a te solamente delle cose che hanno delle forme un po' particolari? Sì, forme veramente particolari. Comunque, questo secondo me è fantastico, io non so veramente... Vabbè, questo è un ombretto, si può usare come ombretto, come matita, e veramente mi fa il trucco in un secondo, perché da usare, si può usare tutto il giorno, si può modulare, che poi dici? Secondo me con gli occhi castani spacca. Sì, è un colore bellissimo, vediamo se si vede qualcosa. Secondo me è dura. Ah, vabbè, su.
Sì, sto anche imparando le tecniche da YouTube. Bravi, René. No, veramente spero. Fantastico. Io mi piace proprio incorniciare il mio occhio. Tra un po' non ti si vede più perché ci sono le luci. Ma meno male, torno dov'ero. Comunque no, questo colore è veramente incredible. Ma poi mi piace molto poi la durata. La durata spaziale. Non sbava, perché io veramente la mattina io sono l'antitrucco. Adesso stamattina è stata una rarità che io mi sia un filo truccata gli occhi, ma sennò veramente anche di star lì con l'ombretto, anche se io amo gli ombretti naked, però non c'ho voglia di star lì, cioè preferisco mettere correttore che mi tolga le venuzze e una matita veloce. Bene, quindi voto 10. Voto 10 lode. E poi da ultimo, ma non assolutamente per importanza, perché questo è meraviglioso, è il meraviglioso Atollo 13, lo scrub di Lush per il corpo. Per il corpo, ma io lo utilizzo anche per il viso, ed è proprio, sembra di metterti, voi avete presente quando andate al mare? Quando andate al mare, dopo la pelle sembra più bella per il mare, per il sole, per il sale, quindi sembra di mettersi addosso veramente dell'acqua marina, del sale, delle sirene. Sembra di essere al mare, quindi voi fate il bagno nel mare, a parte che, come vedete, cioè è meraviglioso. Faccio vedere da qua perché ho paura. Un caso, cioè, ho paura di rovesciarlo, però tutto quell'azzurro lì. Ed è fantastico, fantastico, perché come scrub corpo io lo sto utilizzando soprattutto adesso. Perché stai sporcando tutto. Tutto così. Lo sto utilizzando soprattutto adesso in questo periodo perché sono tutta un po' chiazza. Sembra quasi una che non si è lavata sporca, perché purtroppo sta andando via l'abbronzatura. Quindi onde evitare di farsi vedere a chiazze, quindi do una bella scrubata. E poi mi piace molto perché è modulabile. Nel senso che se volete fare uno scrub bello pesante, bello potente, ve lo mettete prima della doccia sulla pelle asciutta e dopo va via. Invece se non volete fare lo scrub così pesante, così potente, io sono tutta lucida, intanto sudata, siete nella doccia con l'acqua bella che vi scorre sul verso corpo, mamma per amica. Vabbè. Ah, Gilmo, sto incominciando a vedere una mamma per amica. Brava. Ma si vede tutto il segno del mio rossetto. Quando siete nella doccia con tutta l'acqua che vi scorre sul vostro corpo soave, voi ve lo fate e quindi rilascia questa sorta di olietto e proprio la vostra pelle diventerà, è uno scrub sicuramente più leggero quando ve lo fate sulla pelle già bagnata, però è proprio quell'olietto che la vela idrata. Io alcune volte lo utilizzo anche al posto del bagno schiuma, mi piace tantissimo. E poi sul viso un ottimo scrub. Tu vuoi aggiungere qualcosa alla mia ottima recensione? Ma vediamo, allora. Io sono su adesso su QVC. Ti ricordi quando The Apprentice avevano fatto la prova che devi essere in grado di vendere un prodotto? Okay. Allora, sviluppo attraverso voi le mie doti da venditrice. Allora, entra la ragazza nel negozio, io sono la commessa. Io sono la ragazza. Ciao, ascolta. Ciao, buongiorno. Ciao, avrei bisogno di uno scrub per il corpo, un po' per togliere anche i segni della bronzatura. Per togliere la sporcizia? Vedo che sei un po' sporca. No, saresti una pessima venditrice. Certo. Ricominciamo. Ciao. Ciao! Vorrei togliere i segni della bronzatura e anche un po' tutta la pelle che è un po'... Lo vedo io! Morte. Tu non ti devi preoccupare, vieni da me, sono Wonder Woman. Allora, ti porto questo qua, Apollo 13. Te lo ricordi Apollo 13? Che era l'astronave? Sì. Era l'astronave. Comunque questo è meglio di un'astronave. Questo ti porta nello spazio, ragazza bella. Questo ti porta nell'oceano. Guardate, Irene! No. Dio. Vabbè, ragazze, io non demordo. Io non demordo perché non sono truccata. E sfrutto tutto. Tanto è caduto qua. Ma cosa stai facendo? Mi faccio lo scrub in diretta! Che occa che sei. Sì, la commessa alla fine, io che sono la consumatrice, alla fine non avrei comprato, però... Niente, Irene, io direi di andare giù a mangiare. Anch'io. Dopo questa. Sì. Ragazze, ci vediamo alla prossima. Dopo veramente queste cagate, io vi auguro una buona serata. Ciao! Ciao!